con questa, no, con questo appuntamento con il professor Carlo Toffalori, che ringrazio per la sua partecipazione e a un ciclo di incontri che ha un titolo un po' ambizioso, Come combattere le fake news, educare alla razionalità e alla dimostrazione. Ecco, l'idea da cui siamo partiti con la collaborazione del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento, in particolare del professor Claudio Fontanari, che sarà il terzo relatore e che ringrazio. L'idea da cui siamo partiti è che quando si comunica qualcosa si avrebbe il dovere di fornire degli argomenti, segno di ciò che si afferma, oppure di indicare le fonti credibili, autorevoli, insomma, la prova contraria da cui si traggono determinate affermazioni, convinzioni, eccetera. Questo accade con Wikipedia, non a caso Wikipedia richiede di documentare chi compila una voce di Wikipedia, come è noto, viene richiesto di documentare rigorosamente. A sua volta il destinatario di una comunicazione ha il dovere di fare lo scrutinio, diciamo, della fondatezza delle informazioni che gli giungono. Il problema è che c'è una quantità smisurata di informazioni nei mass media, nelle reti sociali, che è uno dei principali ostacoli naturalmente al funzionamento di una mente critica. Tutti noi abbiamo in mente l'ideale di una mente critica, che assicura naturalmente il funzionamento di una società costituita da persone che sono appunto consapevoli e appunto capaci di analizzare criticamente la realtà che le circonda. Ora vorrei aggiungere alcune indicazioni, informazioni sulla figura del professor Carlo Toffalori, che è professore ordinario di logica matematica presso l'Università di Camerino, è stato presidente dell'Associazione Italiana di Logica e sue applicazioni dal 2005 al 2017 e fa parte dal 2012 della Commissione Scientifica dell'Unione Matematica Italiana. I suoi interessi di ricerca riguardano la teoria dei modelli e l'algebra. Si occupa anche di divulgazione della matematica e del rapporto tra matematica e letteratura. Pubblicato alcuni libri importanti, tra cui Matematica, Miracoli e Paradossi, nel 2007, con Bruno Mondadori, e con Guanda, due libri. Il matematico in giallo del 2008 e poi l'aritmetica di Cupido, matematica e letteratura. Poi algoritmi presso il Mulino nel 2015 e nel 2019, sempre presso il Mulino, l'equazione degli Aleph. Insomma, sono precedenti che ci rassicurano. Ecco, bene, do la parola allora al professor Toffalori per relazione dal titolo Pensatori e pensieri. Sì, ringrazio molto dell'invito. Sono onorato di partecipare a questo ciclo di incontri con un tema così attuale, vivo. Spero, insomma, che anche il mio contributo, insomma, possa portare un qualcosina di interessante, di positivo. Bene, intanto cerco, cosa non banale per me, di condividere il file che vorrei proiettare. Ecco, non so se... No, questo no davvero. Buonanotte. Ecco, spero che ora si veda. Potete darmene conferma? No, adesso in questo momento no, non vediamo. Ecco, allora purtroppo nonostante le prove di ieri sera se vedo che la mia incapacità risulta. Dunque, io
Non so come ieri sera andava tutto bene, ma co i computer hanno anche loro, insomma, una loro Beh. anima, un genere perversa, Sì, e quindi è più vero, proprio uno fa in precedenza e più poi alla fine le cose non funzionano. Io però francamente chiedo un po' di aiuto tecnico perché quello che ieri sera appunto avevamo visto non lo ritrovo qui sulla mia. segretaria, dottoressa Nandini, può aiutare. professor Tofolari. Sì. Buongiorno. Deve cliccare il tasto share screen. Che Sì, vede. l'ho fatto, ma stasera in italiano condividi e va bene, questo eccetera. So, però vedo appunto l'immagine sua, vedo anteprima, non vede, il mio schermo mi dice di condividere, non vedo quello che vedevo ieri sera. Lo tenga aperto, tenga aperto il file. Il file è aperto sullo schermo in questo momento, Perfetto. parzialmente per. Perfetto. Allora, quindi tecnicamente cliccando il tasto condividi schermo, le dovrebbero venire tre opzioni e Ne vengono due, purtroppo. Aspetta, intanto annullo, riprovo. Allora, condivido schermo. E ora in questo momento c'ho soltanto appunto la visione sua. Si vede qualcosa adesso? Non ancora, no, purtroppo. Perché qui. Perché se lo tiene aperto completamente senza ridurlo a icona, come abbiamo visto. Ora, sì, ma è che non lo vedo tra le cose da condividere rispetto a ieri sera. Non E so. non riesce neanche a condividere il suo schermo e quindi il suo desktop del computer. Vedo soltanto lei in questo momento. C'è un'anteprima, non so. Posso condividere Provi a l'anteprima? L'ho cliccare l'anteprima. fatto, ma non vedo niente. Beh, se no provo a parlare direttamente, insomma, ma. Mi dispiace se non Dopo aver compaiono le cliccato, immagini. scusi, dopo aver cliccato poi bisogna andare sotto a fare Prego. condividi, cioè c'è un secondo passo. Sì, Dopo aver selezionato l'ho si fatto. condivide bisogna schiacciare sotto, l'ha fatto anche quella. Sì, grazie. Ma ieri sera avevamo provato e andava tutto bene. Ripeto, però io sono sempre convinto che i computer hanno un'anima cattiva, tutti questi programmi, eccetera. Va bene, non so come posso fare, ma posso cominciare un pochettino a parlare. Ora mi spiace se l'immagine non compare, a meno che non. C'è semmai ecco, un punto interrogativo sul condividi schermo. Non so. Non si vede nulla. No, no, Va no. bene. E allora cerco un po', magari io, scusate, guardo un Oh, si pochettino, figuri, si figuri. eccetera, e parlo direttamente. Non. Sì. Allora, stavo Grazie. dicendo appunto che speravo, insomma, spero che il mio contributo, al di là di infortuni iniziali, ma comunque temo siano inevitabili, potesse portare un qualcosa di interessante. E appunto per ripararmi dietro a un'autorità molto più potente della mia, ho pensato di affidarmi appunto a Platone, quindi all'antichità, alla sapienza classica. Naturalmente chiedo scusa se in questo modo invado il campo dei colleghi filosofi molto più esperti di me, No, ma invada, invada, volevo prego. accennare Va in benissimo. particolare al libro sesto di uno dei dialoghi più famosi, più belli, più letti appunto del filosofo Platone, La Repubblica.
ed è laddove Platone ci espone la sua teoria della conoscenza. Cerco un po' di sintetizzare, ma Platone distingue due livelli: quello che lui chiama il dominio del sole, e cioè il regno di ciò che si può vedere del visibile, e poi il dominio del bene, cioè quello che si può comprendere, la dimensione dell'intellegibile. E all'interno di questi due differenti livelli opera un'ulteriore ripartizione, per cui il regno del sole, il dominio del sole, il mondo del visibile viene ulteriormente separato in una prima fase che è quella semplicemente dell'immagine, della percezione, l'ombra degli oggetti sensibili. E poi un secondo passo che chiamerei comprensione dell'immagine. In greco sarebbe eikasia episteis, ma va Esattamente. bene, lasciamo pure da parte, insomma, questi aspetti e diciamo, primo passo l'immagine, secondo passo la comprensione dell'immagine. Ma poi si va oltre, si passa nel dominio del bene e qui c'è il, come posso dire, la riflessione, il pensiero discorsivo. A partire dall'immagine, dalla loro comprensione, si formulano ipotesi, si articolano ragionamenti, si traggono conclusioni. Questo è il mondo, non voglio dire soltanto della matematica, ma principalmente della matematica, non l'ultimo gradino però in questa scala, perché al culmine, alla sommità, ci sta l'intelligenza pura, la pienezza della conoscenza. Questa corrisponde alla filosofia, alla dialettica, è la filosofia che conduce all'essere, che conduce appunto, come diceva, alla comprensione assoluta, al principio delle cose. Platone usa anche una metafora geometrica per spiegare il suo discorso, quella che si chiama la linea della conoscenza, c'è un segmento che potremmo chiamare AB. E c'è un punto intermedio C, ecco, da A a C siamo nella dimensione del visibile, del sole, e da C a B siamo nella dimensione successiva, del bene, dell'intellegibile. E c'è tutto un gioco di proporzioni che Platone esercita appunto per spiegare attraverso questi segmenti che si succedono le varie fasi. Intanto appunto a C, C, B sono il dominio del bene, il dominio del sole, il dominio del bene, e poi appunto la successiva ripartizione ancora viene stabilita in base a punti intermedi che la fissano, insomma, c'è tutto un gioco di proporzioni che crea ad esempio un collegamento ancora più specifico, ancora più diretto tra la fase che ho chiamato della comprensione dell'immagine e la fase della riflessione. Il pensiero. Ora mi spiace appunto in questo caso le immagini di cui dobbiamo oggi parlare male, ma comunque sarebbero state utili. Ma va bene, spero insomma che almeno possa bastare questo riferimento per dire appunto Platone usa la geometria per spiegarsi e in effetti l'intero dialogo della Repubblica, gran parte del dialogo della Repubblica, sottolinea questo ruolo importante della matematica. Ripeto, non è il culmine di questa scala di perfezione, che è il culmine rappresentato dalla filosofia, ma è come dire l'anticamera alla pienezza, la vera matematica, perché come Platone spiega, ad esempio l'aritmetica, contare con i numeri naturali, addizioni, moltiplicazioni, eccetera, non deve essere intesa a livello che sia di un commerciante, a livello insomma di qualcuno che fa i conti della spesa, eccetera, eccetera, eccetera. Deve essere una contemplazione delle leggi, dei numeri. E la geometria non si può ridurre insomma a un calcolo architettonico oppure a un calcolo delle aree, dei terreni da parte di un agronomo. Deve essere insomma di nuovo la visione di ciò che è perfetto, completo, immutabile, eterno, di ciò che introduce appunto il bene supremo. Ecco, c'è quindi in Platone questa rilevanza assoluta che viene data alla matematica, che oggi chiameremo in qualche maniera pura, non applicata, al pensiero, alla dimostrazione, al ragionamento. La quale matematica supera, nella Repubblica almeno, supera
le espressioni che chiameremo artistiche. Supera per esempio la poesia. Platone confronta esplicitamente Omero e Pitagora, come potremmo dire, Alfieri, l'uno della poesia, l'altro della matematica, e dice, ma insomma, Omero, sì, grandissimo, grandissimo come poeta, eccetera, ma Omero è stato capace di creare una scuola di allievi, è stato capace di essere modello di una vita, si parla oggi di vita omerica? No. Pitagora invece sì, Pitagora ha avuto una scuola, Pitagora ha avuto degli allievi, Pitagora ha avuto chi in qualche maniera l'ha ascoltato, è stato il creatore di un modello di vita pitagorico, seguito a quei tempi, ai tempi di Platone, insomma, che poi non sono così lontani da quelli di Pitagora, e certamente riconosciuto anche oggi. La poesia, secondo Platone, manca di contenuti, ripudia la verità. Suscita emozioni e come tale va condannata. E lo stesso giudizio viene formulato sulla pittura, il disegno. Si dice che la pittura perpetra ogni possibile inganno con le sue ombre e le sue sfumature, come negli artifici della magia. C'è da dire, insomma, che la visione platonica non è sempre così rigida, rigorosa, uniforme, molteplice, dialogica, appunto, del resto, dialogo è anche la forma in cui si esprime, per cui altrove, in altre sue opere, Platone celebra Omero come il migliore, più divino dei poeti, e celebra anche la poesia, ma la poesia nella misura in cui contribuisce al bene, contribuisce all'equilibrio, contribuisce all'armonia, contribuisce alla crescita e quindi si allontana da sentimenti e sentimentalismi. La poesia è importante nella misura in cui assomiglia alla matematica, se me la si fa passare questa espressione. Questo Platone. E oggi, 2000 anni abbondanti dopo Platone, oggi credo che il mondo per tanti versi si è diciamo, evoluto e forse rovesciato. Perché oggi sembra, se noi assistiamo appunto a spettacoli televisivi oppure usiamo gli strumenti della moderna comunicazione, che siano le immagini a prevalere, no? Che il culmine sia dato dalle immagini. Gli artifici della magia diventano importanti, al contrario. La dialettica, il pensiero tradizionale sembrano in crisi, ma certamente non sono granché coltivati al di fuori di ambienti un po' selezionati. E la matematica stessa diventa importante nella misura in cui la si applica, giustamente la si applica. Abbiamo purtroppo esempi attualissimi, l'epidemiologia, ecco. Fino a che punto i modelli matematici possono orientarci, possono indirizzarci, possono in qualche maniera rassicurarci o comunque aiutarci di fronte alla situazione che stiamo vivendo? Si discute, no? Quali sono questi modelli matematici, si criticano addirittura sulla stampa, in modo non so quanto approfondito, eccetera, eccetera, ma comunque ecco, la matematica sembra importante soprattutto sotto questo punto di vista. Non è sempre ovviamente stato così, non era così ai tempi di Platone e non era così poco dopo, qualche decennio dopo, con Euclide, con la matematica classica, con la matematica ellenistica che evolve rispetto a Platone, nella scia di Platone, nella scia di Pitagora, ma evolve. Ha delle caratteristiche notevoli perché concilia il sistema euclideo, il modello costituito dagli elementi di Euclide, che cosa? Da un lato l'interesse, l'attenzione ai fenomeni della natura. Non si tralascia di guardare il mondo attorno a noi. E lo si affronta, però assieme a questa osservazione si sviluppa il pensiero. Si tiene a avere un edificio coerente, strutturato nel modo che sappiamo, i fondamenti, cioè gli assiomi, i postulati, con la distinzione, va bene, che ora non sto a ripetere, le dimostrazioni,
i teoremi, quello che accennavo poco fa, no? Nel terzo grado della teoria platonica della conoscenza, con delle caratteristiche, ripeto, duplici. Da un lato quell'esigenza di essere in qualche modo concreti, non soltanto astratti. Ad esempio, è notevole che negli elementi di Euclide qualunque nuovo oggetto venga presentato viene costruito esplicitamente. Non ci si accontenta di dire, come si farà nei secoli successivi, esiste un cerchio, eccetera, eccetera, eccetera. Si vede come costruirlo. Questo da un lato. E dall'altro però si usano strumenti tipici dell'Augusto, del pensiero greco, del tutto astratti. La dimostrazione per assurdo. Questo incubo tante volte degli studenti nelle scuole. Come si fa a dimostrare una cosa per assurdo? Io devo dimostrare A e assumo non A, il suo contrario. E vedo che da non A arrivo in un vicolo cieco, arrivo a una contraddizione, arrivo dove non posso più reggere il discorso. E allora, dal fatto che il contrario di A implichi una contraddizione, deduco che deve sussistere A. È un discorso assolutamente astratto, amatissimo di Euclide, usatissimo di Euclide, un grande matematico in tempi molto più recenti, del Novecento, Geoffrey Hardy, nella sua bellissima opera, la sua Confessione di scienziato, di matematico, Apologia appunto di matematico, parla anche di questo metodo, la reductio ad absurdum, e dice la deduzione ad assurdo, tanto amata da Euclide, è una delle più belle armi di un matematico. Cioè, ne paragona con gli scacchi, è un gambitto molto più raffinato di qualsiasi gambitto degli scacchi, perché un giocatore di scacchi può offrire al suo avversario in sacrificio un pedone o qualche altro pezzo più o meno importante, mentre il matematico offre la partita, volendo dimostrare A, offre il contrario di A. Va bene, si potrà più o meno apprezzare tutto questo, tutte queste raffinatezze molto teoriche, ma è un dato di fatto che la geometria euclidea, la geometria classica, il modello euclideo, per secoli, per millenni, diventa un termine di paragone, un esempio, ma non solo in matematica, per tutte le scienze. Io qui cito semplicemente Thomas Hobbes e il Leviatano, quindi si parla di tutt'altro mondo, si parla nello specifico di politica, si parla della vita sociale, si parla della morale, si parla dell'etica, e Hobbes, quindi siamo nel 1600, si rammarica che la scienza dell'etica non si sia sviluppata come si sono sviluppate per esempio le matematiche e la geometria in particolare. E esprime il suo rincrescimento, dice esplicitamente questo non è avvenuto perché non si è stati capaci di seguire lo stesso merito, di affrontare le cose allo stesso modo. Naturalmente è un discorso molto opinabile, già a quell'epoca lì Leibniz insomma poteva obiettare, ma insomma sì, la matematica ha da fare con la sua logica assoluta e va bene, e quindi riesce a sviluppare in modo appropriato le sue cose, ma quando si parla di giustizia, quando si parla di etica eccetera, allora la logica è quella del convincente, gli indizi, le prove eccetera 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 sono qualcosa di molto lontano dalle enunciazioni matematiche. Va bene, ma a parte questo, il modello euclideo è un modello convincente, un modello matematico, non immune da errori, non immune da imperfezioni. Viene ad esempio sottolineato come già la prima costruzione che Euclide fa, ora va bene, qui non ho la figura e quindi non posso descriverla in dettaglio, ma comunque Euclide, la prima proposizione, mostra come esplicitamente, come dicevo prima esplicitamente, mostra in che maniera si può costruire un triangolo equilatero, un triangolo con tutti i lati uguali. E lo fa in maniera, d'accordo, che è senz'altro convincente, eccetera, 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 ma il suo ragionamento a un certo punto si affida a un qualcosa che è evidente alla vista, ma che lui non ha stabilito prima, non l'ha messo tra i postulati, non l'ha messo tra gli assiomi, siccome sta parlando della proposizione 1, non l'ha dimostrato in precedenza, eccetera, eccetera. E questo effettivamente è un qualcosa che gli si può rimproverare. Più seriamente, i postulati di Euclide, sappiamo che lui stesso, insomma, o comunque nei secoli che seguirono la sua opera, alcuni di questi
queste affermazioni, fondamenti dell'edificio, furono abbastanza, come si può dire, discusse. Il secondo postulato dice: io posso prolungare un segmento quanto voglio. Si sconfina nell'infinito, in qualche maniera, no? Si dice: vabbè, un segmento ci posso sempre aggiungere i puntolini a fianco, no, non c'è un segmento più grande. Il mio segmento lo posso sempre allargare, 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 allargare. E sì, d'accordo, d'accordo, però questo è assolutamente delicato come discorso, assolutamente delicato nella cultura greca, che riteneva il finito come la perfezione e l'infinito indefinito come sintomo al contrario del qualcosa che andava determinato e precisato. Ancor più il quinto postulato famoso, bene, ora non è la forma in cui la noce apprende, ma insomma il fatto che, dato una rete o un punto fuori di essa, si può sempre esagerare per quel punto, une una sola parallela alla retta data. Parallela che vuol dire? Vuol dire non incontrarsi mai. Altro discorso, insomma, assolutamente, assolutamente complicato e difficile. Va bene, quindi ci sono aspetti che anche nella geometria euclidea richiedono approfondimenti, richiedono magari aggiustamenti, eccetera, eccetera, ma diciamo che tutto questo è avvenuto. È avvenuto alla fine dell'Ottocento quando Hilbert e altri hanno rimesso a posto un po' la geometria in maniera molto astratta, molto teorica, ma ora possiamo dire la geometria reale, quella insomma, del piano di Euclide, dello spazio di Euclide, è completa. Tarski, un grande logico, matematico polacco del Novecento, ha provato la completezza di un sistema geometrico che corrisponde un po' all'idea iniziale di Euclide, che poi viene perfezionato. Anche se poi, a fianco di questa geometria euclidea, nell'Ottocento nascono geometrie non euclidee. Anche se poi, sempre nell'Ottocento, ha questo sistema immutabile, immacolato, che era ritenuto la geometria d'idea, si muovono le critiche anche didattiche, si dice ma non si può insegnare la geometria sempre a questo modo, e si propongono nuovi indirizzi, nuove strade, nuove possibilità, con tutte le discussioni e le polemiche che ne derivano. Ripeto, comunque, la geometria sembra un ottimo modello. La geometria euclidea, un ottimo modello proprio per instaurare quell'idea di ragionamento, di criticità, di verità che si diceva poco fa. Anche perché nei secoli che erano passati, insomma, infortuni gravissimi da parte di geni insospettabili che si erano messi a criticare le cose, come le aveva posto Euclide, infortuni gravissimi avevano accreditato sempre di più questa visione. Io cito qui una polemica, se vogliamo dire così, un dibattito, esiterei a chiamarlo scientifico, che a distanza di qualche decennio avviene tra Pascal e Voltaire, quindi due grandi francesi, sostanzialmente sulla dimostrazione per assurdo, no? Di cui parlavo poco fa. Blaise Pascal, in una delle sue opere più specifiche, non i grandi capolavori letterari, i pensieri o le lettere provinciali, ma nel suo saggio sullo spirito geometrico, nel 1658, esprime la seguente opinione. Dice: se una proposizione, se un'affermazione ci pare strana, incomprensibile, non ci riesce a convincere, non riusciamo a orientarci al suo proposito, ma esplorando la sua negazione, il suo contrario, arriviamo a un qualcosa di falso che non sta in piedi, beh, allora possiamo credere in quell'affermazione. Non direttamente, ma passando alla negazione, abbiamo visto che deve essere vera lei, perché la negazione appunto non regge. Va bene, qui ci stanno sottigliezze logiche che magari Pascal non approfondisce, ma comunque insomma il principio è quello: ha o non ha. Se non ha, non sussiste, allora devo credere ad ha. Va bene, questo dice Pascal. A distanza di qualche decennio, nel 1734, Voltaire scrive una delle sue opere, forse non tra le più famose, le lettere filosofiche,
E l'ultima di queste lettere, la 25esima, è una critica puntigliosa e secondo me in certi casi esagerata, in certi casi del tutto equilibrata, in altri casi esagerata, a Pascal. Proprio una critica sistematica di ciò che Pascal ha scritto e che Voltaire non condivide. E va bene, ma tra gli aspetti che Voltaire si sente di criticare ci sta anche appunto la riflessione che ho citato poco fa. E il nostro Voltaire, evidentemente in un momento di confusione, eccetera, afferma che in realtà tanto A quanto il suo contrario non A potrebbero essere benissimo falsi, e cita come esempio le due affermazioni che ora leggo. Un bue vola verso sud con le ali, un bue vola verso nord senza ali. Dice: falsa l'una e falsa l'altra sono l'una il contrario dell'altra, così dice Voltaire. Nel caso specifico, insomma, Voltaire ha tantissimi meriti e lo vedremo anche alla fine, ma il caso specifico poteva anche stare zitto, perché è evidente che le due affermazioni non sono l'una il contrario dell'altra. Se proprio vogliamo prendere la prima, un bue vola verso sud con le ali, e scriverla alla maniera matematica, pedante, esiste un bue che vola. E lo fa diretto verso sud e lo fa con le ali. Esiste un bue che soddisfa una congiunzione di tre proprietà. Bene, la negazione di esiste un bue che fa tre cose è che tutti i buoi non ne fanno almeno una. Quindi, per ogni bue, o questo bue non vola, sarebbe probabilmente il caso che si registra, oppure se lo fa non vola verso sud, oppure se lo fa verso, se non lo fa verso sud, lo fa senza ali. Che non è esattamente l'altra espressione di Voltaire. Ecco, tutto questo, dicevo, fa ritenere che la matematica possa, la logica possano soccorrerci, fornire un basamento, un fondamento che ci aiutino appunto a orientarci verso, va bene, uso un termine un pochettino impegnativo, del resto l'ho già azzardato in precedenza, ma che ci orienti verso la verità. Almeno questa verità matematica. Ora, vabbè, il concetto di verità è complicatissimo e la verità matematica, è un suo modello, va bene, mettiamola così, insomma, su cui si può discutere, e non abbiamo il tempo di farlo, ma comunque, ripeto, da questa riflessione, dall'autorità di Euclide da un lato, dagli infortuni, insomma, di chi ritiene di contraddirlo, possiamo dedurre che vale la pena approfondire il discorso. E magari possono incoraggiarci in questa direzione altre citazioni. Ecco, un altro grande francese, un po' posteriore, qualche tempo dopo, Stendhal, nella sua autobiografia, cioè nell'opera che ha titolo Vita di Henri Brulard, parla di come da bambino, da ragazzo, amasse la matematica, gli piacesse studiare la matematica. Per un biennio fu innamorato della matematica. All'interno di queste pagine molto belle, alcuni ritengono addirittura quest'opera superiore ai grandi capolavori riconosciuti di Stendhal, la Certosa di Parma, il Rosso e il Nero. Ma comunque all'interno di queste confessioni, Stendhal scrive: il mio entusiasmo della matematica aveva avuto origine forse dal mio orrore per l'ipocrisia. E va bene, c'è un'altra citazione analoga, non più di un francese stavolta, ma di uno scrittore austriaco naturalizzato statunitense, ancora posteriore, secolo successivo, Hermann Brock, nel romanzo il cui titolo è già tutto un programma, L'incognita, l'incognita non è però quella delle equazioni, l'incognita è quella della vita, bene, però mette in bocca un personaggio che è professore associato di matematica, se non ricordo male, di fisica matematica. La frase: vedi, la matematica in sé per sé non serve a niente, ma è come una specie di isola dell'onestà, e per questo le voglio bene. Matematica come isola dell'onestà. Va bene, allora cerco di analizzare due aspetti, di parlare un po' di matematica, in realtà di capitoli molto particolari della matematica e specificamente della logica, per trarre una morale che poi appunto cercherò di rilevare alla fine. Di che cosa parlo? Ma parlo intanto di un concetto, vabbè, il termine tecnico sarebbe connettivo, che è usualissimo in matematica, il se allora.
bene, tante proposizioni matematiche sono appunto sviluppate su questo schema. Se A, allora B. E questo è il primo aspetto di cui parlo. E poi l'altro argomento che cerco di trattare molto rapidamente, quello sarebbe già molto più impegnativo, va bene, è quello che ho già accennato, quello di verità, almeno di verità matematica. Allora, se allora, il connettivo se allora, l'implicazione, largamente usata in matematica, anche da Euclide ovviamente, tra l'altro, insomma, attualissima, perché tante volte nei programmi di computer, no, leggiamo if then, insomma, lo schema che viene desunto, insomma, da esperienze logiche di millenni è stato trasmesso anche alla computazione delle macchine. Ecco, che cosa possiamo dire di questo se allora? Beh, ci sono, intanto possiamo dire che è una questione che sicuramente ha appassionato sin dall'antichità. Si legge di un epigramma, credo il numero 393, in qualche sistemazione che è stata operata in tempi moderni, di Callimaco. Callimaco fu un poeta alessandrino, anche bibliotecario d'Alessandria d'Egitto, se non ricordo male, del IV secolo, IV-III secolo avanti Cristo. Ecco, in questo epigramma si dice che anche i corvi sudditi gracchiano su cosa implica cosa, insomma, sulla natura del sé allora, se così vogliamo dire. Quindi si vede che già a quei tempi i filosofi, i pensatori, se vogliamo anche i matematici, eccetera, eccetera, evidentemente sviluppavano riflessioni varie e polemizzavano addirittura su questo argomento. E perché questo argomento è così delicato e capace di stimolare tutte queste complicazioni? Ecco, la frase detta in termini matematici è se A, allora B. A freccia B, se volete, eccetera, eccetera, eccetera. Detto in termini matematici, qui si potrebbe iniziare un altro discorso un pochettino lungo, cioè appunto quanto i termini matematici, i modelli matematici corrispondono al linguaggio comune. Insomma. È un problema assolutamente delicato. Se allora, da un lato è un po' riduttivo, le sfumature del linguaggio sono diverse. Quando io dico, per esempio, un proverbio famoso, chi dorme non piglia pesci. Va bene, se lo dovessi rendere in termini matematici, così allora se uno dorme, allora non piglia pesci. Insomma, il proverbio perse molto del suo fascino. Quindi, insomma, perse molto della sua immediatezza. Quindi, da un lato, la matematica, col suo rigore, opprime un pochettino la fantasia, e dall'altro, anche la matematica, per converso, esprime la sua fantasia, perché distingue, no, tra sé. Solo se e solo se, condizione necessaria, condizione sufficiente, anzi, nell'ordine, condizione sufficiente, condizione necessaria e sufficiente. Va bene, c'è tutta questa scala di varianti sull'idea del sé che una mente comune mal sopporta, insomma, uno è portato a dire, ma perché devo dire se e solo se invece che se, eccetera, eccetera, eccetera. È importante, ora va bene, non sto a fare lezione su tutte queste cose perché temo di essere già abbastanza noioso, ma è quello che intanto colpisce in questo se allora è che è importante l'ordine in cui sono messe le due affermazioni. Bisogna distinguere bene l'ipotesi e la tesi, l'antecedente e il conseguente. Se A allora B, beh, non è che li possa scambiare, non è che possa al posto di A mettere B, al posto di B mettere A, non è che al posto di A implica B possa dire B implica A, non è la stessa cosa. Esempi banali, insomma, se io dico se piove prendo l'ombrello, purtroppo di questi giorni capita, va bene, dico una cosa naturale, un'elementare norma di prudenza per coprirsi il capo, se non bagnarlo. Ma se dico se prendo l'ombrello piove, allora dico qualcosa di un pochettino inquietante, no? Insomma, tutte le volte che io prendo l'ombrello, boom, si scatenano gli elementi e
e comincia a venire acqua, eccetera. E va bene, forse potrei sfruttare questa mia capacità andando nel Sahara, in zone desertiche, e vedere un pochettino di farle diventare un pochino più rigogliose. Insomma, già questo non è un'assoluta banalità. E può creare degli infortuni notevoli. Qualche citazione. Se allora sull'implicazione si basa una regola famosa del ragionamento, anche euclideo, no? Il cosiddetto modus ponens. Se io ho A e so che A implica B, posso dedurne B. Questa è una regola classica, insomma, largamente utilizzata in matematica e non solo in matematica. Lo so che è noioso imparare le regole, però bisogna starci attenti perché questa regola non dice che da A implica B posso dedurre A. Certo. Non posso dedurre questo. Al limite posso dire se A implica B e vedo che non vale B, allora posso dedurre che non vale A, perché se valesse A otterrei B. Sarebbe il ragionamento per assurdo, un po' alla buona. Ma insomma, devo stare attento a come la uso. Se io dico se piove prendo l'ombrello, piove, dunque prendo l'ombrello, dico una cosa giusta. Se io dico non prendo l'ombrello, se piove prendo l'ombrello, dunque non piove, perché non sto prendendo l'ombrello, dico una cosa giusta. Ma se io dico prendo l'ombrello e se piove prendo l'ombrello, dunque piove, dico una cosa sbagliata, no? Qui c'ho un'immagine di una simpatica giapponesina che ha l'ombrello, però è una bellissima giornata di sole. E si sta prendendo l'ombrello per ripararsi dal sole, insomma. Se io prendo l'ombrello non è affatto detto che piova, potrei avere tantissime altre applicazioni. Eppure, ecco, prendo a prestito due gli esempi dal mondo politico italiano e internazionale di qualche anno fa, insomma, ora qui ci sono le immagini dei protagonisti, io non li enuncio, ma insomma, un presidente del Consiglio italiano di qualche anno fa disse: se cade il mio governo si dovrà pagare l'IMU. Ora non so se c'è ancora l'IMU, si chiama ancora così, eccetera. Comunque si dovrà pagare una tassa. Mi sembra di sì che ci sia ancora. Quindi attenzione, se casca il governo, la situazione economica ne risente e si dovrà pagare più tasse. Questo è il concetto. Il vicepresidente del Consiglio, non so se perché logico, perché politico, per quale altro motivo, eccetera, ritenne di poter interpretare questo discorso rivoltandolo, cioè non se cade il governo si paga l'IMU, ma se non cade il governo non si paga l'IMU. Cioè, votateci, perché se noi rimaniamo in sella, vi abboniamo le tasse. Ha detto tutt'altra cosa. Insomma, saranno stati l'uno presidente e l'altro vicepresidente del Consiglio, ma hanno detto l'uno il contrario dell'altro, o comunque, insomma, ognuno ha rivoltato la frettata dalla parte che gli serviva di più. Un esempio di politica internazionale, va bene, questo è un pochettino più doloroso, guardiamo solo l'aspetto logico. Ma comunque, sapete, no, che alcuni anni fa l'allora capo dell'Iraq, Hussein, fu accusato di aver fatto uso di armi chimiche contro parte della sua popolazione. E l'allora presidente degli Stati Uniti ritenne di dover intervenire. E ragionò così. Si deve fare qualcosa. Se non si fa nulla, non si fa la guerra, quindi si deve fare la guerra. Intervenne militarmente, ci fu l'invasione dell'Iraq, insomma, con tutto il seguito che conosciamo. Questo più o meno fu il suo ragionamento. Il ragionamento corretto sarebbe stato questo. Si deve fare qualcosa. Se si fa la guerra, si fa qualcosa, dunque non posso dedurre niente perché il modus ponens non mi autorizza a procedere. Ma anche in questo caso il politico rigira un po' il discorso e va bene, se presentasse questo ragionamento a un compito di logica all'università, probabilmente non supererebbe l'esame, ma purtroppo né nel suo caso né nel caso precedente quello era il suo intento. E poi un'altra cosa che certamente può colpire su questo se allora è come lo dobbiamo interpretare, perché va bene, io posso parlare forbito e dire chi dorme non piglia pesci, oppure posso parlare in maniera un pochettino più matematica, insomma prosaica, senza svolazzi, dire se A allora B,
Ma comunque io voglia indicare, insomma, comunque voglia esprimermi, quello che conta è il significato che do alla mia frase. Cioè, A, se A allora B, posso anche chiamarlo A implica B, posso anche rinominarlo, eccetera, eccetera, dirlo in tutti i modi che voglio, quando A allora B, eccetera, eccetera. Ma l'importante è quando è che reputo questa affermazione vera. Quand'è che questa frase, l'implicazione, attenzione, ho già detto, bisogna stare molto attenti a distinguere la premessa, l'ipotesi, cioè A, la conseguenza B, l'implicazione per esteso, se A allora B. E quand'è che accetto se A allora B? Va bene, qui su questo punto c'erano le discussioni dell'antichità di cui ci parla Timaco. Tra Crisippo, Filone, questi insomma filosofi di quei tempi. Ma un po' alla volta l'opinione prevalente, quella diciamo più comoda, quella matematica, in un mondo a due valori, falso vero, 0, 1, sì, no, senza altre finezze intermedie, è che vero implica vero, è vero. Sarebbe preoccupante dire vero implica vero e falso. No, se A ritengo A vero, B vero, ci credo che A implica B. Vero implica falso e falso. Una premessa vera non posso dedurre una conseguenza falsa. Ma, e qui si arriva al dunque, secondo l'espressione dei logici medievali, credo, Guglielmo di Ockham, poi Duunskoop, ex falso sequitur quod libet. Dal falso si può dedurre tutto. Da una premessa falsa si può trarre qualunque conseguenza e la conseguenza è vera. Discorso controverso, ora a pochissimo tempo vedo che sono già andato troppo lungo, ma propongo alcuni rapidi argomenti a sostegno, premesso che non è un comandamento divino, una legge umana, un decreto del primo ministro che bisogna approvare, insomma, accettare e non se ne parla più. È qualcosa di cui si può discutere. Però ecco, se voi riflettete a questa affermazione, se 2 più 2 fa 5, allora 2 più 3 fa 6. 2 più 2 non fa 5 e 2 più 3 non fa 6, ma se 2 più 2 facesse 5, 2 più 3 che verrebbe subito dopo sarebbe 6, questo è corretto. Falso implica falso, è vero. E se dico se 2 più 2 fa 5, allora 2 più 2 è maggiore di 3. 2 più 2 non fa 5, ma 2 più 2 è maggiore di 3. E francamente, se 2 più 2 facesse 5 sarebbe maggiore di 3. Falso implica vero, è vero. E ancora, un famoso aneddoto della vita di Bertrand Russell, grande scrittore, matematico, logico, filosofo, eccetera, no? Tra l'800 e il 900, ben noto. Anche lui ha le prese con lo stesso problema, convincere qualche uditore, ex falso quod libet, dal falso si può dedurre tutto ciò che vuole. E l'uditore non si riusciva a capacitarsene, aspettava, ma allora lei da 2 più 2 fa 5 saprebbe dedurmi che lei Bertrand Russell è il Papa? Sapete, no, che Bertrand Russell era decisamente avverso a qualunque religione, in particolare al cattolicesimo, insomma, aveva le sue posizioni. E Bertrand Russell, giustamente lo spirito britannico, rispose, si dice in modo imperturbabile, con la seguente dimostrazione. Assumiamo che 2 più 2 faccia 5, allora sottraiamo 2 da entrambe le parti e otteniamo che 2 è uguale a 3. Poi magari ci gioco sopra, invertiamo i termini dell'uguaglianza, otteniamo che 3 è uguale a 2. Sottraiamo ancora 1, otteniamo che 2 è uguale a 1. Ora io e il Papa siamo 2. Ma se 2 uguale a 1, io sono il Papa. Ecco, questo è il ragionamento in cui da una premessa falsa, 2 più 2 fa 5, si riesce in maniera assolutamente esemplare e credo impeccabile a dimostrare che Bertrand Russell è il Papa. Ma per i professori di matematica, e temo anche per gli studenti, forse l'argomento più convincente è quello che propone Henri Poincaré, quindi uno dei grandissimi matematici della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. E tra l'altro era criticissimo contro la logica proprio non la sopportava, diceva che ingabbiava il pensiero, impedì con le sue regole, stava a impedire lo sviluppo dell'immaginazione matematica, eccetera. Però ecco, almeno su questo punto, sull'ex falso,
concordava pienamente con Bertrand Russell, che diceva, questo lo dimostra in qualunque compito di matematica, credo sia esperienza di tutti noi, no? Ci danno un compito, si sbaglia all'inizio, subito, eccetera, il primo passaggio, e poi dal momento che hai sbagliato può succedere qualunque cosa, e talora succede che uno miracolosamente recuperi la risposta giusta, no? Con errori successivi ritorni sulla diretta via e arrivi alla risposta giusta. E a quel punto diventa un dramma per il professore convincere lo studente che ha sbagliato, perché l'obiezione viene, ma tornava 4, a me è tornato 4, che c'è di sbagliato? Ecco, appunto, diceva, osservava Henri Poincaré, che questo esemplifica perfettamente la premessa: dal falso puoi dedurre tutto ciò che vuoi, perché come sbagli una prima volta in un compito di matematica, dopo quel che succede è del tutto casuale, del tutto random. Va bene, questo su tutti i dubbi che possono venire su una cosa così, diciamo, ubiqua e matematica come il se allora. Peggio ancora sul concetto di verità. Ora, lascio da parte il discorso del paradosso, no, del mentitore, che è forse più filosofia o comunque scienza del linguaggio che matematica, ma comunque il paradosso di Epimenide, anche questo risalente all'antichità, nella forma più convincente dice: se io affermo sto mentendo, nel momento in cui affermo sto mentendo esattamente se sto dicendo la verità. E ci sono tantissime versioni più o meno divertenti di questo paradosso, eccetera, eccetera. Ora temo di non avere il tempo di soffermarmici e quindi procedo verso la fine, ma dico che questi imbarazzi ricompaiono anche in matematica. Non è che la verità matematica sia immune da queste situazioni. Ho già accennato, no, al fatto che la geometria euclidea è bellissima, ma anche le geometrie non euclidee esistono. È l'unica, no? L'unica, l'una non mette al bando le altre. Ci sono diversità di punti di vista. E i teoremi di incompletezza di Gödel ci dicono che sì, le tre geometrie in questione sono tutte complete, come dicevo poco fa, cioè sono autosufficienti, ma l'aritmetica no. Quando si parla dell'aritmetica, la parola fine, no? L'edificio dell'aritmetica completamente strutturato, eccetera, non ci sarà mai. Il che è imbarazzante. Altre cose si potrebbero dire ancora. Può essere notevole come definisce la logica un logico, un matematico, Charles Dodgson. Ora, se io lo chiamo Charles Dodgson, probabilmente non dice, il nome dice poco, nulla a nessuno, o poco a pochi. Ma Charles Dodgson è Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. E all'interno, mi sembra inoltre lo specchio, nell'altro romanzo, eccetera, presenta la seguente definizione della logica. È Tweedledee, uno dei personaggi, il gemello di Tweedledum, che la dice a Alice. La dico in inglese perché, francamente, in italiano è intraducibile, forse è intraducibile anche in inglese. La logica è questa: if it was so, it might be, and if it were so, it would be, but as it is not, it is not. That's logic. Se era così, potrebbe essere, se fosse così lo sarebbe, ma siccome non è, non è. Questa è la logica. E questo lo dice un logico. E ancora, dicevo così poco fa, no, della perfezione che in geometria si raggiunge con Hilbert, con i fondamenti della geometria di Hilbert nel 1899, il sistema euclideo è liberato da ogni nembo, è liberato da ogni macchia, eccetera. Ma, come si dice, Hilbert procede in modo assolutamente astratto, aristocratico, rarefatto. Non parla di punti geometri, di punti rette piani, parla di cose. E lo dice da solo, quello che io sto dicendo su punti rette piani si può applicare anche a tavoli, sedie e boccali di birra, se le premesse di tavoli, sedie e boccali di birra sono le stesse di punti piani e rette piani. Questo è il suo punto di vista, assolutamente astratto, una matematica molto diversa da quella euclidea costruttiva, una matematica che privilegia il pensiero, la costruzione e l'astrazione. E Poincaré è criticissimo, in scienza e metodo dice, insomma, che cosa mai siano queste cose, non solo non lo ignoriamo, non dobbiamo neanche cercare di scoprirlo.
non ne abbiamo alcun bisogno. A chi non avesse mai visto né punti né rete né piani, potrebbe fare un cieco, potrebbe fare geometria più o meno bene di noi. E poi la critica tremenda, forte. Resta inteso che per provare un problema non è necessario neppure utile sapere ciò che vuole dire. Il geometra si potrebbe sostituire col pianoforte logico di Stanley Jevons, dice, tradotto in termini moderni, si potrebbe sostituire col computer, una macchina come quella che usano i salumai per fare le salsicce, da una parte entra il maiale, scusate il paragone, ma sto citando Poincaré. I maiali entrano da una parte e dall'altra parte escono prosciutti e salsicce. La matematica diventerebbe questa. Si rischia, e qui arriva il titolo che avevo pensato di dare, si rischia di incontrare pensatori senza pensiero, cioè persone che ragionano su niente, sui loro schemi mentali, eccetera, eccetera. L'espressione usata da un altro matematico tedesco dell'Ottocento, Thomae, e poi ripresa credo anche da Klein, i pensatori senza pensiero, che indagano su cose prive di senso e su teoremi che non dicono niente perché hanno perso qualunque contatto con la realtà. Ecco, arriviamo allora a una conclusione. Io non so se l'ospite è contento di quello, del taglio che ha dato finora, perché il bilancio sarebbe scoraggiante, no? Se all'inizio ho detto, possiamo, vediamo se vale il caso di avere fiducia nella matematica per cercare di tenere i piedi per terra, quindi avere un pensiero critico, ma sembra che questa fiducia sia stata mal riposta, che la logica e la matematica siano solo sofismi, che la verità non si raggiunga. Che le regole più che chiarire si aggrovigliano e si contrappongano. Ma ecco, io vorrei proprio ribaltare questa sensazione, semmai l'ho creata, perché è l'esatto contrario di ciò che volevo. Cioè, la realtà è complessa. E la matematica che cerca, insomma, di modellarla, come oggi si usa a dire, pessimo termine, secondo me. Matematica anche è complessa, ma questo approccio che sa riconoscere, valutare, stimare i propri limiti, che continua comunque in maniera molto onesta, lontana da ogni ipocrisia, a proseguire il suo lavoro, nonostante, ripeto, le difficoltà, che sa essere autocritico, che sa essere autoironico. Leggiamo in questo senso anche il discorso di Lewis Carroll, che sta a cercare di riconoscere l'esattezza della conoscenza, ripeto, pur in un quadro che talora è annebbiato, eccetera. Questo approccio, appunto, è esercizio di rigore e onestà, perché io ho tenuto un pochettino a ribadire i contrasti che ci sono stati tra Hilbert e Poincaré, soprattutto le critiche di Poincaré nei confronti di Hilbert, che era più giovane del resto di Poincaré. Ma Hilbert e Poincaré sono assolutamente concordi quando dicono che la scienza, la matematica in particolare, non deve essere al servizio di nessuno, non deve essere al servizio dei potenti, non deve essere al servizio di chi vuole, insomma, storcere la realtà come gli pare a lui. La scienza deve essere onestà, ricerca della bellezza, rapporto con la natura, pensiero, va bene, questo è un discorso su cui i due in qualche maniera divaricano le loro opinioni. Ma questa visione la condividono. Poincaré scrive parole di fuoco anche contro Tolstoi, lo scrittore russo, che aveva detto: ma la scienza è al servizio del denaro, in pratica. E Poincaré si ribella e Hilbert sottoscrive, riporta esattamente le stesse parole scritte da Poincaré nel suo saggio, l'ultimo famoso, su Conoscenza della natura e logica del 1930. E anche Carroll, va bene, può essere lo spiritoso, l'amante del paradosso, eccetera, eccetera, ma quando si tratta di difendere Euclide, lo fa a spada tratta, anche al limite contro l'evidenza, ma comunque è un fiero assertore di Euclide, in una delle sue opere, non certo tra le più famose, cioè immagina un processo nell'aldilà tra Euclide e i suoi tre trattori, naturalmente vince Euclide alla fine, ma insomma c'è tutta questa situazione in cui si combattono le varie opinioni e si dice no, le cose vanno fatte in quel modo lì, no, la ricerca della stranezza per il gusto della stranezza, della novità per il gusto della novità, non può bastare. Ecco, io appunto questo aspetto volevo mettere in evidenza, proprio in questa difficoltà di capire se allora verità e tantissime altre cose che si potrebbero raggiungere avendo il tempo.
Per cui sì, ecco, può essere facile. Qui avevo riprodotto due perle di informazione e di pubblicità che mi dispiace non poter proiettare, ma comunque penso possiate trovare quell'immagine, quella pubblicità di una marmellata in cui si dice che il prodotto contiene più del 100% di frutta. E, matematicamente non torno, oppure più seriamente. Un articolo di giornale in cui si parla della discalculia, quindi di una difficoltà che gli studenti possono, cioè alcuni studenti possono avere, appunto, dovendosi confrontare con i conti, con la matematica, eccetera, eccetera. Il titolo dice: raddoppiano gli studenti con difficoltà in matematica, più 50% in 4 anni. Si passa da 33.000 a circa 62.000. E l'articolo è serissimo, ma contiene ovviamente una grande sciocchezza riguardo al discorso delle percentuali, 100% invece che 100, che 50%. Insomma, c'è questo rischio costante, magari io lo voglio riconoscere in modo assolutamente innocente, di usare la matematica a sproposito e per spararla il più grosso possibile. Per carità, non mi riferisco a nessuno di questi due casi, che soprattutto il secondo mi sembra assolutamente rispettabile, insomma, di là di perfezione. Ma c'è, insomma, questa ignoranza matematica, questa poca capacità di comprendere l'importanza del metodo matematico e poi quindi di usarlo. Talora la fierezza, no? Quasi farsene un motivo di vanto: io non so la matematica, non so fare 2 più 2, perché questo si va a mettere nel curriculum, non so fare 2 più 2, l'hanno fatto scrittori illustrissimi e quindi lo possono fare altre persone. Volevo appunto concludere mettendo in guardia da tutto questo. Volevo fare un discorso recente, un paradosso, il cosiddetto sofisma del giurato. E poi appunto la già promessa citazione di Voltaire. Il sofisma del giurato, l'episodio, vabbè, poi si può prendere a livello di scherzo, di paradosso, ma ha delle connessioni notevoli anche con i processi che abbiamo vissuto in Italia, con i pentiti, no? Il ruolo dei pentiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la situazione che si immagina è questa: un pedone è stato investito in una notte di bufera da un tassì. E in quel momento, a quell'ora, in città stavano circolando 9 tassì della compagnia arancione e un tassì della compagnia gialla. Una testimone anziana dice: è stato un tassì giallo, l'unico tassì giallo. E questa signora anziana, pur con qualche difetto di vista, però si è dimostrata affidabile, nel senso che, sottoposta a test in situazioni analoghe, 4 volte su 5 l'ha detta giusta. Di nuovo, sto mettendo una situazione che è ben lontana, no, dagli eccessi delle fake news e tutto il resto, di raccontarla più grossa che si può. Sto dicendo una cosa per cui uno è portato a dire: beh, a questo punto è chiaro che è stato il tassì giallo. Bene, se uno riflette con la matematica e col calcolo di probabilità, la probabilità che fosse il tassì giallo prima della testimonianza della signora era di 1 a 10, no? 10 tassì, 1 giallo. Dopo la testimonianza, nelle situazioni che ho riferito, uno fa il conto, è di poco più di 3 su 10. Non è così aumentata, non è diventata 9 su 10, è 3 su 10. Questo per dire quanto in guardia bisogna stare di fronte a ciò che le immagini ci propongono, di fronte a quello che la società ci propone oggi e come il metodo matematico, scientifico, eccetera, sia importante. Un metodo sviluppato naturalmente in modo sobrio, eccetera. E appunto, magari la conclusione migliore però la prendiamo da Voltaire. Al suo dizionario filosofico da setta, prima ho parlato male di Voltaire, temo di averlo fatto ragione, ma ecco, vorrei leggere queste parole, queste cose, perché al di là di quello che uno possa ritenere di Voltaire, al di là della libertà di condividere almeno il pensiero, queste parole mi sembrano molto belle, intendiamoci, assolutamente utopiche. Neppure la scienza è come la descrive adesso, però diciamo è un qualcosa a cui dovremmo puntare contro invece lo spirito che purtroppo negli ultimi tempi sta animando informazione e comunicazione. Allora, il dizionario filosofico di Voltaire, poi non è chiarissimo l'abbia scritto tutto lui, molto l'ha delegato a ghostwriters, ma comunque, voce setta. Setta ed errore sono sinonimi. Tu sei un peripatetico e io sono un platonico. Abbiamo torto entrambi perché tu combatti contro Platone
solo perché le sue chimere ti hanno indotto a rivoltarti. E io mi allontano da Aristotele solo perché mi è sembrato che non sappia quel che dice. Ma se uno dei due avesse dimostrato la verità, Platone e Aristotele, non ci sarebbe più alcuna setta. Dichiararsi a favore dell'opinione di un uomo contro quella di un altro significa schierarsi, come in guerra civile. Ma non esiste alcuna setta in matematica o in fisica sperimentale. Un uomo che esamina la relazione tra cono e sfera non è della setta di Archimede. E chi vede che il quadrato dell'ipotenusa è un triangolo rettangolo uguale ai quadrati degli altri due lati non è della setta di Pitagora. Va bene, chiudo qui, ho già detto, è molto buddistico. Però, insomma, appunto, è un punto d'arrivo ed è lo spirito appunto in cui ho cercato di proporre anche tutte queste difficoltà di comprensione che pure in matematica si riscontrano. Va bene, mi spiace, non ho potuto vedere l'immagine, spero che gli effetti non siano stati troppo deleteri. La mia immagine sì lo è, ma insomma, vabbè, spero che si sia potuto seguire a sufficienza. E grazie della vostra attenzione, di che ha resistito. E poi insomma, sono ovviamente a disposizione per domande, eccetera. Bene, grazie professor Toffalori. E lei ha fatto una cavalcata lungo i millenni, secoli, millenni, molto interessante sulla logica, sulla matematica, e ha fatto capire molto bene la necessità della matematica e della logica proprio dal punto di vista della convivenza civile, nel senso che gli uomini per intendersi tra di loro devono convenire su qualche oggettività, devono poter convergere con il loro pensiero su qualche cosa, su un minimo comune denominatore. L'alternativa è il conflitto permanente, l'incomprensione reciproca generale. Quindi c'è una necessità proprio della matematica e della logica, una sua utilità, il concetto di verità. Certamente tutti sappiamo che cos'è la verità, nessuno sa esattamente cosa sia la verità, definirla è difficile, ma quando la incontriamo la riconosciamo, perché la distinzione tra vero e falso, noi possiamo, come dire, sviluppare tanti sofismi e tante elaborazioni, diciamo, ma al tempo stesso siamo in grado di riconoscere volta per volta e di prendere posizione e capire quale discorso sia, quale sia quello vero e quale sia quello falso. E per quanto riguarda poi le astrazioni della logica, queste sono indispensabili per capire come funziona la nostra mente quando funziona male, anche perché gli esempi che lei ha fatto sull'implicazione, sul se allora e i relativi errori, proprio sono dimostrazione del fatto che in maniera suggestiva gli esseri umani sono indotti a diversi errori, tra cui appunto la negazione dell'antecedente, l'errore del conseguente, insomma. Ed è molto importante, credo, che le persone imparino a pensare correttamente. Naturalmente questo è utopico, l'esempio dei politici che ha fatto certamente è emblematico, anche i dotti possono incorrere in errori di logica, di ragionamento. Una cosa molto interessante che ho trovato nel suo discorso è la costruzione, a proposito di Euclide costruisce la figura. La costruzione della figura, e mi ha fatto venire in mente un artista amico, cui Verum Factum Convertuto, noi conosciamo soltanto la Ciao. È molto interessante. Una figura io non la presuppongo, ma la costruisco. E la conosco perché l'ho fatta io, perché l'ho costruita, anche se la procedura naturalmente è diversa di quella degli agenti storici, eccetera. Bellissimo, veramente io sono molto contento. Lei è stato bravissimo. Adesso però vorrei che esorto i presenti a intervenire, Edoardo ad esempio, oppure Nadia, Loredana, che vedo sullo schermo. Ecco, se volete, se avete qualche quesito, approfittatene. Prego.
Ad esempio, quando lei ha fatto per giustificare la proposizione, il caso in cui dal falso segue il falso o il vero e quindi può seguire qualsiasi cosa. Gli antichi facevano quell'esempio della terra vola alle ali. La terra vola alle ali, ma la terra non ha le ali, quindi evidentemente se la terra non vola, se la terra ha le ali vola, oppure a seconda dell'ordine in cui si mettono le due proposizioni, insomma. E quindi se è falso l'antecedente, dipende dalla conseguente, la proposizione è vera. Sì, dipende un pochettino, io ho cercato un pochettino di insinuarlo, di già siamo in una visione in cui i poli opposti sono soltanto due, vero o falso, come si dice una logica, due valori. Per cui se si allarga il discorso e si assume la possibilità dell'eventualità probabile, vero o falso probabile, la logica diventa tre valori e allora tutte le regole, insomma, vanno riviste, eccetera. Ma a parte questo, matematicamente effettivamente si guadagna forse in rigore, ma si perdono tante sfumature, insomma, si perde l'elasticità, per cui, insomma, credo la discussione sia anche se le affermazioni A e B evolvono nel tempo, allora, insomma, quello che io affermo in un momento potrebbe non essere più la stessa cosa il giorno dopo. Insomma, ci sono vari aspetti in cui la regola è, insomma, è giusto cercare di darla, perché comunque appunto lo spirito, se vogliamo, del matematico applicato, dare modelli, dare insomma, dei sistemi entro cui cercare di muoversi. Dopodiché, appunto, quello che nel caso specifico si osserva, ma si può osservare altrove in matematica, che tutto ciò è molto benemerito, secondo me, sì. ma è ovviamente, insomma, è riduttivo per certi versi e soprattutto può dare adito a più sistemi alternativi che in astratto sono tutti buoni, insomma. Poi magari uno è più buono dell'altro a seconda delle applicazioni. E questo vale appunto anche qui. Ma ripeto, questo prendere atto di una possibilità molteplice di leggere la realtà, ma cercando di essere coerenti di fondo, mi sembra che sia assolutamente in linea con quel discorso di onestà, di criticità, di capacità appunto di critica nei confronti di quello che ci viene propinato, insomma. Sì, sarebbe assurdo per enunciare un dogma, si fa così, certo. È solo così, no? Non è, insomma, neanche la gravitazione universale di Newton è diventato un dogma, insomma. Certo. Ed è stata una grande conquista per l'umanità, insomma. Sì, chiaro. La matematica e la filosofia greca hanno connesso la nozione di verità a quella di immutabilità. Verità. Una cosa vera è vera sempre. Questo è, diciamo, che pone qualche problema per quello che lei diceva, appunto, di una proposizione, bisogna tenere conto anche. Sì, sì, è una delle grandi sfide della logica di oggi, insomma, quella che già avvertiva Leibniz, no? Lui la avvertiva sotto altri punti di vista, una logica del contingente, una logica che si colleghi anche al calcolo delle probabilità. Non ho il tempo di soffermarmici, ma insomma ci sono proprio delle leggi base, il calcolo delle probabilità, della logica, che fanno a pugni tra di loro, per cui trovare la quadratura, il denominatore che permetta di procedere e di conciliarle non è una banalità, però è una sfida a cui molti sono interessati in Italia e non solo. Bene, 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 guardi, adesso vediamo se qualcuno desidera fare un intervento. Ecco, io poi avevo una curiosità: matematica e letteratura, l'aritmetica di Cupido, ci può dare un'idea di cosa, di questo libro, di questo volume interessante, penso, per i matematici e per i letterati? Il tema generale della matematica e letteratura è stato sviluppato da tanti negli ultimi anni,
Personalmente mi sono trovato, ho avuto la fortuna di poter cooperare con il professor Maroscia di Roma e con altri colleghi di Salerno. Abbiamo organizzato per 5 anni, poi il Covid ci ha bloccato anche noi e anche un po' la stanchezza, ma comunque per 5 anni un convegno proprio diretto alle scuole, su un rapporto tra matematica e letteratura. Abbiamo fatto dal 2015 al 2019 e sono anche usciti dei volumi. Con i vari interventi ci sono anche di personaggi autorevoli, il povero professor Battistini, morto da poco lì a Bologna, bravissimo. Altri colleghi letterati, matematici, Lolli, Zellini. Bellini. Sì. E questo diciamo, però so ad esempio Gianita Lubischi si occupa di queste cose, altri colleghi insomma sono interessati a questo aspetto. Quel libro lì, sono molto affezionato personalmente, ma come spesso capita è nato molto per caso. Io avevo scritto il matematico in giallo, che a sua volta era un'estensione di un articolo di 10 pagine, e parlavo del matematica e letteratura poliziesca. E quindi va bene, in genere ritenuta letteratura di serie B, salvo qualche eccezione, Borges, eccetera. E l'editore fu contento e allora mi propose di proseguire e io dissi: ma si potrebbe cercare di parlare un po' di letteratura seria, ma ero francamente un pochettino impaurito, preoccupato dalla sfida. Poi va bene, io, insomma, certo, credo che chiunque di noi ha scritto un libro e dovesse riscriverlo, allora cambierebbe tutto, forse cambierei tutto, ma io sono abbastanza Indubbiamente. contento di quello lì, sono le pagine che mi piacciono, altre magari meno. Riconosco che, come sempre capita, ora sono ignorante in matematica e letteratura, ma ora a quei tempi lì ero ignorante al cubo, insomma, cioè parlavo di cose che non sapevo, ma anche questo purtroppo rientra nel gioco. Insomma, così è. Va bene. E mi scusi, l'ultima curiosità, l'equazione degli Aleph. Quello pubblicato l'anno scorso, Sì, l'equazione degli Aleph, per avere è un'idea, insomma. l'ipotesi del continuo, cioè va bene, ci ho accennato un pochettino poco fa, diciamo così, quel progetto di studio dell'infinito che fu inaugurato da Cantor nel 1800, che lo portò a scoprire matematicamente infiniti di livello diverso. E in questo ambito si osserva che l'infinità dei numeri naturali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e l'infinità dei punti di una retta, i numeri reali, sono differenti tra di loro. Numerabile e continuo sono i nomi che in genere si dà a questi due livelli diversi di infinito. Poi ci sono tantissimi nell'infinito. Ecco, la domanda è: ci sono infinità diverse a questo punto? Cioè, per chi è appassionato da questi problemi? No, immagino 0,00 è dell'umanità, ma comunque per chi si appassiona di questi problemi, una curiosità sorge naturale tra il numerabile e il continuo, c'è qualche infinito in mezzo. E questo è l'inizio di una storia molto bella di matematica, perché poi insomma non è soltanto teoria, forse solo teoria sarebbe bello ma riduttivo, insomma c'è anche una storia di uomini, no? Una storia di ricerche, una storia di entusiasmi, di disillusioni, di controversie, eccetera, eccetera. Che va avanti anche adesso, ecco, perché il problema non è ancora risolto e nel frattempo si sono accumulati tantissimi risultati profondi che hanno fatto anche la storia della matematica dell'ultimo secolo. Bene, bene. Sì. Allora abbiamo esaurito, Ma diciamo. credo che gli Aleph sono, comunque penso sia Sì. noto, no? È il modo in cui Cantor chiamava certe cardinalità infinite, insomma. Probabilmente tutto. Grazie, professor Pufalori, e noi la ringraziamo per questa bella conversazione che ci ha regalato. Io la Sì, ringrazio. grazie a voi. Se magari vi mando, posso mandare il file PDF che insomma è rimasto lì, è rimasto. Sì, se Guardi, può essere prima di utile, lo mando. convertirmi, ho la vicepresidente, professoressa, che vorrebbe No, no, parlare. allora, no, Prego, chiedo lei. scusa, proprio in coda, non
non voglio fare alcun intervento, non sono assolutamente all'altezza e neanche ho quesiti da porre, tanto più che purtroppo mi sono persa buona parte della riflessione del professore perché ho avuto un contrattempo. Però desideravo dirgli che mi è piaciuto moltissimo l'ampiezza così del suo discorso, e avere parlato di letteratura, insomma averla nominata, aver detto che la scienza si deve occupare, si occupa anche di bellezza, eccetera, eccetera. Questo è un discorso che sarebbe tanto interessante da approfondire. Ma volevo dirle una cosa che è una fesseria, direbbe Totò. Lei è molto simpatico, ha veramente una capacità di entrare così in comunicazione, insomma, con le persone, per cui anche facendo discorsi molto, molto impegnativi, per me anche difficili da seguire. Io non sono di quelli che dicono non so fare 2+2, ma insomma ci sto vicino. E quindi di questo la ringrazio e immagino che i suoi studenti saranno molto contenti, insomma, di stare ad ascoltarla. Lei parlava di cose difficilissime come se raccontasse una fiaba a un nipotino. Quindi, ecco, grazie di questo, volevo dirle complimenti. Ringrazio dell'apprezzamento. Ci sono delle sere in cui tutto gira giusto, delle sere in cui tutto gira sbagliato, e vabbè. Se la oggi... Bene, questa sera ha girato giusto. Allora. Beh, abbastanza. Salvo l'immagine. Ma dovevamo criticarle. Abbiamo dimostrato che possiamo farne a meno. Va bene. Bene, buona prosecuzione per i suoi studi e un saluto anche ai partecipanti a questo seminario. E buona serata e auguri a tutti. Buona serata a tutti, grazie.